Salve a tutti e ben ritrovati all'Agri Week Recap. Come vedete ci troviamo a Carditello, alla reggia di Carditello, in questo luogo fantastico a cui sono particolarmente legato. Siamo qui per un'iniziativa organizzata con il Consiglio d'Europa sulla via europea della seta e abbiamo voluto farla qui proprio per enfatizzare la predisposizione anche di questo territorio a recuperare la tradizione della bachicoltura e della gelsicoltura. Un'iniziativa davvero encomiabile che rinnova una partnership con la Fondazione Carditello e che proietta l'agricoltura italiana dalla tradizione all'innovazione. Anche questa settimana è stata frenetica, siamo stati a Bologna alla Commissione Politica Agricola della Conferenza delle Regioni, nella quale l'abbiamo fatto a Bologna perché c'era lei, ma una delle più importanti fiere sulla meccanizzazione agricola, l'Italia è il leader del settore, abbiamo potuto riscontrare i grandi progressi che sono stati fatti in termini di sostenibilità ambientale. In Commissione Politica Agricola abbiamo trattato di molti temi, soprattutto del tema della caccia, stiamo pensando di fare un'azione coordinata tra tutte le regioni, ma abbiamo parlato anche di oleoturismo, ma anche di culture biologiche, di una serie di argomenti tutti interessanti. Sicuramente quello centrale è stato quello della politica agricola comune, della nuova programmazione, con la quale si necessita un confronto più serrato con il Ministro. Abbiamo chiesto un incontro e la prossima settimana ci incontreremo finalmente per rimarcare l'importanza della diversità delle varie agricolture regionali che devono assolutamente svolgere un ruolo fondamentale nella nuova programmazione. L'autorità di gestione non può essere unica, c'è la necessità di un coordinamento nazionale, siamo d'accordo su questo, ma dobbiamo salvaguardare le peculiarità regionali. Su questo stiamo lavorando anche ad un nostro piano strategico regionale e nelle prossime settimane ci confronteremo anche su quello. Ma ci sono state tantissime riunioni, abbiamo avuto la giunta regionale, il comitato per la nuova programmazione in agricoltura dove abbiamo definito i vari step che i vari gruppi di lavoro devono avviare per arrivare appunto alla definizione del nostro piano strategico. C'è stata la riunione sui GAL, una riunione molto importante nel quale abbiamo voluto rafforzare la collaborazione con questi enti che possono diventare strategici per la regione ma devono assicurare efficienza nelle loro attività. Abbiamo creato anche un gruppo di lavoro, insomma stiamo cercando di mettere a sistema un po' tutte le attività per proiettare l'agricoltura campana nella posizione che merita. Prosegue intanto il lavoro anche sul progetto di legge sulla razionalizzazione dei consorzi di bonifica, stiamo lavorando tanto anche al lancio delle attività dell'organismo pagatore regionale che sarà la vera rivoluzione dell'agricoltura in questa regione, ma mi fermo qui, voglio solo ricordare il bel evento che abbiamo avuto a Verona, questa edizione speciale del Vinite a cui hanno partecipato moltissime aziende campane, tutte soddisfatte di questo riavvio alla normalità. Il vino è il testimonial d'eccezione della nostra agricoltura e quindi è opportuno anche dare adesso la giusta rilevanza. È un mondo fantastico nel quale io sono nato e che quindi mi fa particolarmente piacere ritornarci anche in rappresentanza dell'intera regione. Mi fermo qui, saluto tutti quanti voi e il saluto speciale di quest'oggi non è a una persona ma ai tanti amici che con pazienza aspettano la mia reattività, ai loro messaggi e alle loro telefonate. Risponderò a tutti, siate solo comprensivi della freneticità delle mie giornate. Ciao a tutti!